Amiche ed amici sportivi in visione all'ascolto, il saluto di TV Prato vi arriva dalla assolata tribuna del campo Puskas di Signa, dove per i lavori di rizzolatura del terreno Bisenzio è spostata all'ultimo tuffo, all'ultimo momento, la partita del Signa con il Firenze Ovest. Signa alla sinistra dei vostri teleschermi, il Firenze Ovest in tenuta blu, naturalmente alla destra, Edoardo Novelli in voce, accanto a me Matteo Torniai, le riprese video questo oggi di Francesco Santillo. È una gara di fondamentale importanza nel crocevia che abbraccia sia la zona playoff che playout. Il Signa con 56 punti impegnato a difendere la seconda posizione che gli darebbe accesso direttamente alla finale playoff, se la dovrà vedere però, oltre che con lo Scandicci, che però ha una partita in più e riposerà nell'ultima giornata, con il Terranuova e con il Terranuova Traiana, con il quale giocherà proprio l'ultima partita del campionato. Seguiamo adesso subito questa offensiva in avanti di Pietro Tempesti, che viene contrastato in fallo laterale. Per il Firenze Ovest invece 26 punti. La penultima piazza insieme con la Rufina. Pietro Tempesti, l'uscita di Fiaschi è risolutiva. Vi dicevo, Firenze Ovest con le prossime partite, con, oltre quella di Signa, con Baldaccio Bruni e proprio all'ultima giornata Audax Rufina, a definire una griglia di playout che attualmente coinvolge un fitto no, novero di squadre, abbracciando Fortis Juventus, la Astrigiana, Asta, Taverne e anche Rondinella e Sinalunghese, che pure hanno qualche margine di punti in più. Il numero 9 Burezza scodella avanti questa palla, l'uscita di Crisanto di piede con il rinvio di sinistro anticipa il possibile inserimento di Canè. E andiamo a vedere la formazione delle squadre in campo. Per il Signa scendono sul terreno di gioco Crisanto, Pampalone, Nencini, Pietro Tempesti, Tempestini, Franzoni, Giuliani, Dallai, Lorenzo Tempesti, Coppola e Cellai. A disposizione di Stefano Scardigli ci sono Lauria, Colzi, Tesi, Giannoccari, Diegoli, Innocenti, Capocchiani e Ceccarelli. Risponde il Firenze Ovest, che adesso subisce il pressing sul suo fraseggio basso. C'è Pietro Tempesti che entra in area per il fratello Lorenzo. Lorenzo la piazza e segna subito il Signa con il pallone riconquistato sulla tre quarti, dato in area per Pietro Tempesti. Il pallone al centro per il fratello, il controllo di destro, il pallone posto sul sinistro e la battuta d'interno con un tiro leggermente carico di effetto che ha trafitto Fiaschi nell'angolo alla sua destra e quindi subito in vantaggio. Il Signa, grazie al suo bomber Lorenzo Tempesti. Andiamo quindi con la formazione del Firenze Ovest che schierava Fiaschi, schiera Fiaschi, Aquinandi, Noviello, Piazza, Ciofi, Zefi, Marghi, Bartolozzi, Burezza, Canè e Nieri. A disposizione del mister, che è Sandro Gardellin, ci sono il secondo portiere Daddi, poi Rossi, Marseglia, Lazzari, Anxari, Tassi, Taufik, Giannini e Diarra. Arbitra l'incontro il signor Federico Cremone di Pisa, apprezzato direttore di gara della finale della Coppa Italia d'Eccellenza nella zona toscana, la vittoria del Terranova Traiana sullo Sporting Cecina per 4-0. I collaboratori di linea sono Daniele Vicari di Lucca e Paduraru della sezione di Arezzo. Tempesti di testa ancora. Contrastato c'è calcio d'angolo, quindi al secondo minuto il gol subito in avvio e al quarto questo corner a favore del Signa. Va alla battuta Coppola. Quindi subito gara in discesa per il Signa e in salita per il Firenze Ovest, trafitto dalla recupero palla sulla tre quarti del Signa, ancora Tempesti servito, c'è il pallone per Pietro che carica il destro, ne esce un tiro verso il centro, Dall'Ai la fa girare sulla sinistra verso Coppola, la caccia del pallone, troppo lungo il suggerimento in diagonale a servire il capitano del Signa. Capitano è veramente il caso di dire di lungo corso, Angelo Coppola, classe 86, arrivato a Signa nel 2010, tranne un anno al Galluzzo, poi sempre nella con la casacca del Signa. Colpo di testa era stato di Marghi, calcio
calcio di punizione a favore del Signa nella zona centrale per questo fallo subito da Pietro Tempesti. È Coppola che si incarica della battuta a rete. La battuta verso l'area di rigore, sono saliti anche i centrali difensivi, si fa densità. Nel frattempo poi sicuramente Matteo Torniai qui accanto a me avrà già delineato gli schieramenti in campo e chiediamo proprio adesso su questo pallone di Coppola che sfila a fondo campo il suo contributo, come si sono disposte le squadre e come pensi che già ci sarà bisogno un po' di aggiustarsi, perché il Firenze Ovest chiuso ad attendere a questo punto non può stare. Cruciale subito la formazione del Signa, si schiera quindi con un 4-3-3 di base, quindi modulo caratteristico ormai utilizzato in gran parte della stagione da parte di mister Stefano Scardigli, con la posizione di Coppola in posizione mediana a gestire e a dare qualità al gioco. Danno fare subito la grande interpretazione di Pietro Tempesti, infatti proprio relativamente al fatto che il Firenze Ovest si schiera in campo con un presunto 3-4-3 con Iaquinandi e Nieri come esterni tutta fascia, si libera quindi uno spazio importante tra difensore centrale ed esterno, nel quale si è gettato Pietro Tempesti al secondo minuto mettendo la palla in mezzo per il fratello, e col sinistro ha siglato il gol dell'1-0, quindi una partita tatticamente da valutare sotto tanti aspetti, poiché sono due moduli veramente diversi, quindi vedremo se cambia comunque l'interpretazione che Firenze Ovest voleva dare ad inizio partita, ecco, dopo il gol dell'1-0. Certo Matteo, e c'è da considerare anche che comunque mister Gardellini non può mettere più in campo in queste ultime giornate una squadra attendista, deve andare dappertutto per giocarsela, perché vuole garantirsi quantomeno la miglior posizione possibile per disputare i play-out, magari andando in una condizione di vantaggio, anche se è abbastanza intricata la situazione, in particolar modo se la gioca con i propri mezzi l'Audax Rufina, che è chiamata oggi a fronteggiare la Fortis Juventus, poi ad andare sul campo della Lastreggiana e a ospitare, l'abbiamo detto, proprio il Firenze Ovest nell'ultima giornata. Quindi per la formazione del direttore sportivo Matteo Innocenti un trittico di scontri diretti in questa parte finale del campionato. Si perde a fondo campo, fuori misura, complice anche le ridotte dimensioni del terreno, il suggerimento di Zefi dalle retrovie. Siete lunghi, dice Stefano Scardigli dalla panchina. Colpo d'occhio primaverile anche sulle tribune e sulle panchine, con grande prevalenza di maniche corte. Lorenzo Tempesti sulla rimessa laterale di Pampalone, proprio sotto la nostra postazione, difende palla Pietro, il fratello, la rimessa laterale. E ancora opera di Francesco Pampalone. Grande giocatore, fino ad esserne stato capitano del Certaldo, con cui ha giocato praticamente quasi tutta la sua carriera, tranne una intermezzo a Fucecchio. Rimessa laterale per il Firenze Ovest sul tentativo di controllo di Cellai, colpisce di testa Burezza. Firenze Ovest che, se non ricordiamo male, ha giocato l'ultima partita al Puskas in trasferta sul terreno della Lastreggiana nel finale dello scorso campionato. All'epoca era la Lastreggiana ad aver chiesto ospitalità nel suo peregrinare della scorsa stagione per l'indisponibilità della Guardiana. Anche allora la gara si sbloccò dopo pochi minuti, segnò Bartolozzi con una grande conclusione di esterno da fuori area che batté Fedele, e su quel gol il Firenze Ovest costruì una vittoria per 1-0 che poi è stata fondamentale anche nell'arrivare ai play-out e poi dove la squadra all'epoca allenata da Matteo Angiolini ha battuto il Porta Romana per 2-0. Riconquista palla Pietro Tempesti, punta l'area, cerca di portarlo sull'esterno con la postura del corpo, il suo diretto marcatore. Tempesti serve ancora il fratello, non c'è fallo, interpretazione opinabile a mio modo di vedere. Bartolozzi inseguito, Pietro Tempesti lo spinge e con lo stesso metro, no, non usa lo stesso metro, perché valuta non tanto l'intervento sul pallone, che era regolare, quanto la spinta evidente alla schiena da parte di Pietro Tempesti su Bartolozzi.
in precedenza l'arbitro comunque sta spiegandosi con i giocatori del Signa che reclamavano per il precedente intervento su Lorenzo Tempesti. Gardelin e Fiaschi intanto si stanno intrattenendo, l'allenatore del Firenze Ovest probabilmente su come gestire la rimessa in gioco del pallone. Prova Iaquinandi, che indossa la maglia numero 20, come ha sottolineato Matteo Torniai, nel ruolo di esterno, con compiti sia di copertura a rinforzare la difesa schierata con i tre centrali, che di proiezione, soprattutto di proiezione offensiva. Burezza va in pressing su Coppola, che con eleganza lo supera e serve sulla sinistra. Era Pietro Tempesti che arretrato nella propria metà campo si fa soffiare il pallone dall'AI, lo porta avanti Bartolozzi, attenzione 3 contro 3, Bartolozzi allarga per Burezza, Burezza c'è al centro Canè, Burezza temporeggia, guarda i compagni in arrivo, la dà indietro a Iaquinandi, Iaquinandi prova a caricare il sinistro, poi ritorna con un tempo di troppo, un dribbling che consente al Signa di ripartire, Tempesti prova il cost to cost, si allarga, c'è in suo aiuto Giuliani che riceve, serve ancora Tempesti, molto bene Tempesti al centro, l'intervento difensivo di Zefi e quindi calcio d'angolo ancora a favore della formazione del Signa. Il secondo assistente dell'arbitro ha un problema muscolare, quindi l'arbitro chiede l'intervento del massaggiatore locale del Signa, che arriva per soccorrere il secondo assistente Alfred Paduraru della sezione di Arezzo. Intervento del massaggiatore, qualora l'assistente non fosse in grado di riprendere il suo posto, si assisteremo a una partita arbitrata soltanto dal direttore di gara con due assistenti di parte, diciamo come nel settore giovanile e come avviene fino alla prima categoria. Spray per questo problema muscolare e giocatori che ne approfittano per dissetarsi. Matteo, una situazione, quella che offre la classifica nella zona dei play-out, estremamente intrigante, se vogliamo, magari per i protagonisti un po' meno, però per noi che siamo osservatori l'incertezza è quella che ci piace di più. Sì, sicuramente rispetto a categorie superiori non c'è, diciamo, il pericolo della retrocessione diretta, comunque considerando anche il fatto oggi riposa il Pontassieve, comunque è ormai attanagliato ultimo in classifica, quasi ormai arreso, matematicamente arreso dalla retrocessione, quindi si fa sempre più fitta la lotta per giocarsi il miglior posto per i play-out o per cercare di uscire. Comunque vediamo una classifica veramente molto corta, con il Firenze Ovest a quota 26, seguito da Rufina a pari punti, sempre a 26 punti, l'Astigiana a 29 con la Fortis Juventus a 32, insieme a Asta 32, Rondinella Mazzocco 34 e Stina Lunghese 35, quindi tante squadre nel giro di poco meno di 9 punti, quindi in queste partite finali una vittoria, una sconfitta, un pareggio dell'una può essere uno spiraglio sicuramente per l'altra per poter fare punti e per arrivare a mettere, diciamo, come si suol dire in gergo calcistico, il naso davanti per fare il punto decisivo anche per la salvezza diretta. Il corto muso che basta per guadagnare la salvezza diretta. Nel frattempo sembra ripristinata la condizione fisica dell'assistente, o almeno ci prova. Coppola, Tempesti prova a stoppare il pallone, gli esce un controllo impreciso che manda la palla a fondo campo.
spiovente oltre la metà campo. Riconquistata la palla dal Signa con Tempesti. Sulla destra chiama palla Giuliani, c'è fallo su Tempesti che come suo costume arretra molto, in centravanti di manovra, oltre che un predatore d'aria, lo ha dimostrato già al secondo minuto portando i suoi in vantaggio. Siamo giunti al quarto d'ora senza aver poi visto altre emozioni di questi 15 minuti, due sono stati fermi per i soccorsi all'assistente dell'arbitro. Coppola, Groviglio a ridosso dell'area, batte corto, Coppola, Bartolozzi respinge, sulla seconda palla c'è Pietro Tempesti che prova un esterno in profondità, Giuliani in ripiegamento difensivo, Crisanto in elegante completo, lancio lungo per Cellai che però non riesce nel controllo, la rimessa è a favore del Firenze Ovest, si scambiano suggerimenti e incitamenti i giocatori sul terreno di gioco. Coppola, Pampalone in avanti per Giuliani che viene affrontato in ripiegamento difensivo da Nieri. Giuliani, il colpo di testa che allontana è di Zefi, ci prova allora sul fronte opposto con l'avanzata di Nencini. Possesso palla ragionato del Signa con Pietro Tempesti che prova il destro respinto da Ciofi. Rimessa a favore del Firenze Ovest. La effettua portiere Fiaschi con pallone verso Zefi. Pallone riconquistato dal Signa. Nieri va in interdizione, Bartolozzi può avanzare. Ben piazzata la difesa del Signa. Allora Bartolozzi prova a incunearsi in prima persona, prova ad andare in dribbling, non si lascia sorprendere Tempestini. Riparte il Signa con questa rimessa laterale. Coppola verso Dallai, Pietro Tempesti. Siamo dalla parte opposta con Nencini, ancora circolazione di palla fra i due centrali del Signa che chiamano in causa anche il portiere Crisanto, che fa scivolare il pallone avanti. Tempesti che controlla, Pampalone. Signa che non ha fretta, fa circolazione palla, naturalmente cerca di gestire bene il possesso. Nencini. Nencini che si accentra, la dà in profondità per Tempesti, attenzione Tempesti sull'uscita del portiere. 19° minuto. Stiamo assistendo a un possesso palla del Signa che non affonda, gestisce con tranquillità. Firenze Ovest che prova qualche ripartenza, a sfruttare situazioni come questa con Burezza, Canè, attenzione a Nieri che va al tiro, che sibila di poco al lato della porta di Crisanto. Pallone riconquistato da Burezza, porto a Canè, poi Nieri che di destro ha sfiorato il palo, prima opportunità offensiva per il Firenze Ovest, giunta al 19° minuto. Con il Signa sempre in vantaggio per una rete a zero, rete segnata da Lorenzo Tempesti. Dopo appena due minuti,
Giuliani. Giuliani va sul fondo, guadagna sull'opposizione di Ciofi. Ancora un calcio d'angolo. Tribuna assolata, qualche tifoso sceglie l'ombra. All'ombra dell'albero vicino alla rete. Visione più defilata, ma sicuramente situazione climatica più confortevole. Coppola basso, Tempesti al controllo, restituisce il pallone al compagno. La rimessa laterale sarà a favore del Firenze Ovest. Colpo di testa di Nieri, l'autore del tiro di poco fa. Bartolozzi è sicuramente l'uomo che può cambiare il ritmo riprendendo palla sulla propria tre quarti e portandola avanti in velocità. Coppola è rimasto a terra e quindi anche su invito degli avversari, ma opportuno per porgere i soccorsi al capitano del Siglia, ancora chiamato in causa il massaggiatore per soccorrere Angelo Coppola. Abbiamo già ricordato appunto la sua lunga milizia, è tornato al Siglia dopo una parentesi al Galluzzo nel 2014, da allora non è più andato via, anno del centenario, quello del 2014, e quest'anno festeggiamenti per lui e anche per il Siglia che di anni ne compie 110. Ci si disseta, naturalmente sono anche da gestire le energie fisiche in un pomeriggio assolato e una temperatura quasi estiva. Rimessa blu con pallone che dai blu passa ai bianchi, restituito con cavalleria. Crisanto, applausi anche dei boys del Siglia che non mancano di far sentire il loro sostegno. Pietro Tempesti, Nieri. Cane. Purezza. C'è un intervento falloso di Noviello, oggi impiegato con la maglia numero 3. È un 2005, settore giovanile del Firenze Ovest, che fa ricorso anche a delle quote e al proprio settore giovanile per supportare questa fase decisiva della propria stagione. Nencini arriva di gran carriera, difende palla a ridosso della linea laterale, poi con una carambola sull'avversario guadagna con la carambola su Piazza il fallo laterale. Attenzione a Cellai in area, subentra e raddoppia Dall'Ai, se abbiamo visto bene. È andato sul fondo Cellai, ha messo al centro un pallone sul quale Pietro Tempesti è stato contrastato, ma poi sotto misura da dietro, smarcato, ha fatto irruzione Dall'Ai, e quindi il numero 8 del Siglia, Samuele Dall'Ai, classe 2003, mezzala cresciuta nella Cattolica Virtus e poi con Empoli e Livorno, che in pratica fa ancora annotare
sul nostro taccuino un'azione offensiva del Signa e per la seconda volta è un gol. ...2-0... al 25esimo il raddoppio di Dallai dopo il gol in apertura di Lorenzo Tempesti. Firenze Ovest che era andato vicino poco fa con Nieri alla segnatura con un tiro da fuori area. Segna che però, al di là dei valori individuali, che sicuramente la classifica e non solo quella dice che sono superiori, però sembra proprio non avere problemi a gestire questa partita che naturalmente ha ancora tante incognite e tante situazioni da dipanare. Vedremo se mister Gardellin poi nel corso della partita potrà fare apportare qualche cambiamento. Il fantasista Tassi che anche lui, se non ricordiamo male, al Puskas, sempre con il Firenze Ovest, ha fatto un gran gol. L'abbiamo in mente, ora non ricordiamo se su questo campo o altrove. Colpo di testa di Nieri, l'inserimento di Iaquinandi, Bartolozzi, Burezza prova il controllo, ma la conclusione è imprecisa. Attenzione a l'uscita. Piazza, avanza palla al piede, viene intervento sul pallone però anche sull'uomo, intervento da dietro, quindi mi sento di essere d'accordo con l'arbitro in questa sua valutazione. Calcio di punizione a favore del Firenze, questa è da una posizione, Matteo, dalla quale Bartolozzi può anche tentare la battuta a rete, probabilmente in una gara così, nella quale è un po' in soggezione il Firenze Ovest, sembra forse anche un po' intimorito dal possesso palla del Signa, però le conclusioni da fuori possono rappresentare le palle inattive, anche se adesso Bartolozzi è andato in area e c'è Ciofi che la mette al centro, colpo di testa di Bartolozzi, è stato Nieri, era Nieri a mettere in mezzo il pallone. Dallai dalla parte opposta, prova ad andare via a due avversari, finisce per perdere il pallone, l'uscita del portiere. Noi annotiamo, sto annotando che sul calcio di punizione di Nieri, il colpo di testa di Bartolozzi, fuori. Rilancio verso Burezza, il colpo di testa di Tempestini, quest'altro di Bartolozzi, ancora Bartolozzi, allontana Pampalone. Contrasto vigoroso di Pietro Tempesti che contende il pallone al Nieri, glielo sradica. E è molto efficace Ciofi che avanza in forbice per recuperare palla. Giuliani, Pietro Tempesti, Lorenzo in area, questa volta Zefi a buon gioco. E prova subito il rilancio verso Canè, sconsolato qui sotto vicino alla nostra postazione Burezza. Cercato il lancio lungo, il suggerimento in profondità. Chiama la circolazione di palla, Stefano Scardigli dalla panchina al mister del Signa. Pampalone, mi sembra, Matteo, anche adesso a fine azione chiederò anche il tuo parere, che il Signa sia più determinato negli uno contro uno, cioè quando c'è un contrasto, una palla contesa, i giocatori del Signa arrivano sempre prima. Adesso vediamo Giuliani che va sul fondo, mette al centro Radente, c'è Lai, la tocca corta, c'è fallo a favore alla difesa, sentiamo il tuo parere. Beh, sicuramente è un fattore comunque, perché guardando il risultato 2-0 dopo neanche mezz'ora
Sicuramente ciò va a significare che comunque l'approccio del Segno è stato giusto. Vorrei sottolineare che comunque anche l'approccio del Firenze Ovest, diciamo, nel modo di intendere la partita, non è stato neanche del tutto sbagliato. Parlavamo prima del possesso palla del Segno, abbastanza tranquillo, tra virgolette quasi sterile, proprio per il fatto che il Firenze Ovest tenta più di andare sul pressing, come abbiamo visto, sulla parte laterale, cercando di attaccare subito l'uomo, di recuperare palla sull'esterno, sul primo controllo. Quindi un Firenze Ovest, secondo me, dal mio punto di vista, ha subito tanto per causa di alcune letture sbagliate individuali. Comunque il Signa è una squadra che la classifica parla per lei, è una squadra sicuramente molto forte anche nelle individualità, ha saputo colpire nelle due occasioni in cui il Firenze Ovest si è fatto trovare scoperto, quindi il risultato parla chiaro, 2-0, quindi una partita in salita, però l'approccio del Firenze Ovest, tutto sommato, non è stato neanche del tutto sbagliato. Assolutamente Matteo, e certo subire l'iniziativa del Signa non è segno di demerito, è segno semplicemente non fa altro che confermare i valori che questa classifica sta esprimendo, una classifica nella quale il Siena ha fatto un campionato a sé, ma nella quale i tre contendenti che si giocheranno i playoff, con ogni probabilità saltando per la forbice una delle due semifinali, sono sicuramente formazioni che forse in un altro campionato, in un'altra stagione, si sarebbero, anzi senza forse, si sarebbero sicuramente giocate la promozione diretta. Nel frattempo, più indietro, dice Cremone di Pisa. Piazza Tempesti, attenzione! La palla alta di pochissimo! Tempesti ha approfittato di questa ingenuità di Piazza e ha cercato di piazzarla per l'appunto con il portiere Fiaschi avanzato. Sarebbe stato sicuramente uno di quei gol che negli highlight, nelle cronache che trovate sia su almanaccocalciotoscano.it, sul nostro canale YouTube, che sulle playlist Calcio Dilettanti, curata proprio da Francesco Santillo su TV Prato, uno di quei gol da vedere e rivedere, che magari poteva fare tante visualizzazioni. Tempesti. Ha atteso un attimo l'arbitro a fischiare. Una di quelle cose che spesso fanno dire magari in tribuna, oh, che hai ingoiato il fischio, invece poi è arrivato il suono e Tempesti, che naturalmente viene spesso come a conquistare palla sulla tre quarti, riceve spalle alla porta, fa perno sul centrale difensivo che lo marca da dietro, cerca di divincolarsi e spesso ne nascono situazioni punite con la palla inattiva, Coppola spiove, alza il pallone Marghi, Dall'Ai cerca di controllarla Lorenzo Tempesti sul pressing di Bartolozzi. Che riconquista il pallone. Bartolozzi ex Castelfiorentino e Quarrata. Ha giocato Pampalone. Pampallone alla rimessa con le mani. Ciofi di testa su Brian Cellai. Le prendono tutte loro, dice il numero 6, Zefi ai propri compagni, Piazza, intervento da dietro su Pietro Tempesti. Cellai, Nencini, Tempesti che gioca veramente a tutto campo sulla tre quarti. Ancora Cellai, il dribbling, il pallone per Tempesti che arriva da dietro, la mette in mezzo, il fratello Pietro che colpisce e il portiere è piazzato bene. Cross di Lorenzo Tempesti. Bella manovra del Signa che fraseggia bene nello stretto in zona offensiva. Tempesti svicola via sul fondo. Adesso nel groviglio a centro aria c'è un
Calcio di punizione alla difesa a favore del Firenze Ovest. Si spiegano Tempesti e Ciofi senza animosità anche con l'arbitro. Gara assolutamente corretta. Il rinvio di sinistro di Fiaschi, Tempestini, Piazza e Tempesti si contendono il pallone, Pietro Tempesti alla meglio, lo fa circolare verso il proprio portiere. Franzoni. Palla in profondità verso Cellai. Il cambio di gioco su Tempesti che è venuto su quest'altra fascia. Carica il sinistro e c'è la palla sul palo, non è stata toccata dal portiere. Tempesti si è accentrato e di sinistro ha colpito sul bel cambio di gioco di Cellai. Il cambio di fronte si è accentrato Lorenzo Tempesti e di sinistro ha colpito il palo. Tutto questo al 35esimo. Canè in area di rigore. Schizza il pallone al centro. Fa buona guardia, ben piazzata dalla difesa del Signa. Cerca di andare a riconquistarlo e a buon gioco Marghi. Piazza. Il tiro di Piazza è stato ribattuto, Coppola verso Cellai, ingaggia il duello con Noviello, che è regolare, secondo l'arbitro l'intervento per Cellai non è proprio così. Gioca, gli dicono dalla panchina, Bartolozzi, lancio, Crisanto, mia, dice. Rinvio di Crisanto, stacca Tempesti, ancora verso Pietro Tempesti, l'anticipo e poi Zefi che mette la palla in fallo laterale. Non vuol perdere tempo Tempesti, non vuole amministrare questo 2-0, forse ha anche fame di fare altri gol, di salire nello score personale di reti. Va da 9 via, dice l'arbitro al numero 9. E Nencini poi. Scambia con un compagno, guadagna, cioè il rimpallo non lo favorisce e quindi pallone a fondo campo. Nel Signa il capocannoniere è Brian Cellai con 15 gol, Lorenzo Tempesti a 11, quindi. Qualche settimana, un periodo di assenza per un problema fisico per il numero 9. Del Signa, ma ha trovato la valida partner e alternativa in Brian Cellai, il trequartista mancino cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, poi 4 anni per la Pistoiese e è passato anche dal Prato, poi si è scoperto, si è diciamo rivelato marcatore, realizzatore implacabile. Ciofi e
Zefi, hanno qualche problema nel disimpegno, poi rientrano in possesso di palla, allora Bartolozzi, ma c'è la copertura di Nencini, Tempesti per l'avanzata di Giuliani, c'è l'altro Tempesti, Lorenzo, che dà in profondità per Pietro, che con calma temporeggia, riserve ancora il fratello, che dà un'occhiata in area, mette in mezzo un pallone alzato a campanile, Cellai lo prova in semirovesciata, e quindi il portiere Fiaschi che copre bene l'angolo più vicino. Secondo minuto del primo tempo, gol di Tempesti, raddoppio al 25esimo di Dallai, e questo il tabellino che esteso del 2-0 che vedete in sintesi sulla nostra sovrimpressione di TV Prato a cura della regia, il montaggio, i tanti collaboratori del Dream Team di TV Prato. Rimette di sinistro il portiere Fiaschi, oltre la metà campo, Zefi, Cellai verso Pietro Tempesti, il cambio di fronte, il colpo di testa al centro, Cellai, e che parata, mamma mia, che bella parata di Fiaschi, azione da manuale, pallone con cambio di fronte di Tempesti, Dallai che la mette al centro, Cellai che controlla e poi tira a rete, Fiaschi compie una prodezza. Tutto questo al 41esimo. Nel frattempo la palla è finita fuori e quindi qualche scambio di vedute, qualche protesta del portiere Fiaschi, qualche apprezzamento che arriva nei suoi confronti dalla tribuna. Diciamo che il possesso palla del Signa può giostrare in spazi sempre abbastanza alti, l'uno contro uno. Attenzione, c'è stato un contrasto fra Pietro Tempesti e Ciofi sotto gli occhi dell'assistente che non ha ravvisato niente di irregolare. Vi dicevo che sono abbastanza tenaci gli uno contro uno quando il giocatore del Signa riceve palla addosso, diciamo. Però è anche vero che quando il Signa può manovrare non ricevendo spalle alla porta, ma mirando l'offensiva, può giocare con relativa tranquillità. Il pressing del Firenze Ovest non è così asfissiante. D'altra parte si tratta anche di dosare le energie. Gran caldo, temperatura sui 28 gradi, ventilazione inapprezzabile per quanto la piana leggermente rialzata del Puskas. Attenzione a Dallai sull'angolo di Tempesti che si inserisce e di piatto di interno destro. Sfiora il palo Dallai con questo tiro di interno destro. 44 minuti di gioco e direi che il Signa sta collezionando occasioni, legittimando assolutamente questo doppio vantaggio che sarebbe potuto già diventare anche più ampio. Bartolozzi dice è giallo, è giallo. Scambio, si battono il 5, niente di personale per carità, dice, avrà detto Bartolozzi, però un po' come
indicazione dell'associazione arbitri di evitare il più possibile i cartellini gialli nel primo tempo. Colpo di testa di Franzoni, allontana Coppola, prova a ripartire il Signa con Pietro Tempesti, temporeggia Celai per non finire in fuorigioco. Tempesti si infila in un corridoio di prima di sua iniziativa, si combatte su questo pallone proprio a ridosso della nostra postazione. Un rimpallo fra Piazza e Cane. Bartolozzi. Mieri che si è accentrato. Piazza. Pallone in profondità per Cellai, contrastato da Zefi. Va in surplus Cellai, mette al centro Tempesti che con la fame del bomber si getta anche su questo pallone in scivolata, rischia di farsi male. Non è riuscito ad arrivare in scivolata. Adesso il portiere Fiaschi lo aiuta a rialzarsi. Siamo nel primo minuto di recupero di questo primo tempo. Forse un altro è stato concesso dal direttore di gara. Vi ricordiamo, il gioco è rimasto fermo per un paio di minuti per i soccorsi all'assistente arbitro qui sotto la nostra postazione, la tribuna, per un problema muscolare. Calcio di punizione assegnato al Signa. Un paio di spunti per il Firenze Ovest, un tiro di Nieri, un'altra situazione offensiva, anche se Firenze Ovest non ha mai trovato lo specchio né impegnato in parate degne di questo nome il portiere Crisanto. Super lavoro invece per Fiaschi, errori di misura di un soffio sotto porta, due gol, un paio di belle parate decisive, forse anche tre, del portiere Fiaschi. E vediamo che adesso Gardellin in panchina si sta dedicando anche alla lavagnetta a disegnare geometrie per il secondo tempo. Giuliani, l'uscita del portiere, e adesso dovremo andare verso la fine del primo tempo. Fa scivolare il pallone a terra e su questo rinvio l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Primo tempo che si chiude sul 2-0 per il Signa. Tante occasioni, i gol di Lorenzo Tempesti in avvio al secondo minuto, di Dallai al 25esimo. Rimanete con noi per il secondo tempo. Tutto è pronto, amiche ed amici sportivi, in visione all'ascolto di TV Prato per il secondo tempo di Signa Firenze Ovest. Due cambi sono in atto nel Firenze Ovest. Sono usciti Noviello e Piazza e sono entrati sul terreno di gioco Lazzeri e Taufik. Quindi doppio cambio, stavamo dicendo. Francesco Santillo alle riprese video, Edoardo Novelli in voce, Matteo Torniai qui accanto a me per il commento tecnico, con il quale stavamo appunto scambiando opinioni, dicendo che il Firenze Ovest in fondo deve puntare al miglior piazzamento di classifica possibile. Non è che una sconfitta qui con il Signa che poteva essere messa in preventivo, gli cambi più di tanto. Rufina che sta pareggiando, la Strigiana anche, Fortis Juventus che sta pareggiando con la Rufina. Firenze Ovest atteso dalla Baldaccio Bruni e poi dallo scontro diretto, quello sì da giocare, sul campo della Rufina con il massimo sforzo. Dicevo appunto, la formazione di Sandro Gardellin che cerca di mantenere la miglior posizione possibile per la griglia play-out.
in modo da garantirsi un esito più gradito possibile. Abbiamo già ricordato il Firenze Ovest che ha vinto i play-out l'anno scorso con il Porta Romana, pallone che spiove in area, il colpo di testa di Tempestini che allontana su Nieri e poi alza ancora Tempestini a Campanile, pallone in calcio d'angolo. È entrato il numero 17 anche, abbiamo probabilmente... Adesso seguiamo questa azione con Crisanto che allontana e Tassi che riconquista il pallone, è lui quindi oltre al numero 15, oltre al numero 15 Lazzari è entrato sul terreno di gioco Tassi. E sono usciti Marghi Piazza e Noviello, quindi... Sono tre i cambi, adesso cerchiamo di mettere un po' di ordine, 17, 16 e 15 sul campo, quindi Tansi, Ansari e Lazzari e Marghi, Piazza e Noviello sono i sostituiti. Cioè. Quindi adesso, come spesso capita, diamo un'occhiata ai pannelli che segnalano il numero del sostituto, però spesso verso il pubblico a volte scorgiamo il numero precedente o quello successivo a quello realmente segnalato. Franzoni mette la palla in fallo laterale. Ansari, cambio di gioco per Marghi c'è Matteo, quindi ancora dobbiamo finire di capirci bene. Vediamo adesso, dai un'occhiata tu e poi daremo la lettura definitiva dei cambi. Comunque Lazzari, Ansari e Tassi ci sono i nuovi entrati. Ansari, colpo di testa di Nieri, esce palla al piede e si sgancia Dall'Ai, contrastato da Tassi. Dall'Ai cambia gioco su Coppola, riconquista la palla Cane, Burezza temporeggia, gioco di gambe, pallone al centro, Coppola lo fa suo e lo rilancia. Tempesti che rincorre il pallone, lo raggiunge, esce su di lui Zefi. Tempesti punta l'area, va sul fondo, un traversone sul fronte opposto verso Cellai che fa in tempo a raggiungere il pallone. Prova a entrare in area di rigore, viene messo a terra, calcio di rigore, fallo di Nieri su Cellai. Il cambio di fronte di Lorenzo Tempesti che ha difeso palla, cross sul fronte opposto per Cellai, dribbling in area e Nieri. Che lo atterra. Quinto minuto che sta per scoccare, Lorenzo Tempesti sul dischetto. Rete, tiro di Lorenzo Tempesti, la ribattuta del portiere, come aveva detto qualche giocatore del Firenze Ovest, attenzione alla ribattuta, ma il pallone è pervenuto proprio a Lorenzo Tempesti, che quindi... mette in statistica un rigore fallito, perché di tale si tratta dal punto di vista appunto della statistica di rigori trasformati e rigori sbagliati, ma che sulla ribattuta ha siglato il 3-0 e quindi al quinto minuto la partita si potrebbe dire con
che è messa in ghiaccio se non fossero 30 gradi. Vediamo comunque il Signa di metterla in ghiaccio e che non gli si sciolga fra le mani, perché sembra comunque in pieno controllo della gara, al di là dei tre cambi che il mister Gardellina ha messo in campo, anche un po' per dare minuti nelle gambe forse ai suoi giocatori chiamati a una stagione che sanno già che avrà un prolungamento e che questo prolungamento sarà decisivo, e quindi è giusto e opportuno anche che tutti abbiano minutaggio, tutti abbiano confidenza col campo. Rimpallo e Franzoni rimette con le mani all'indietro. Fiaschi che allontana di testa, Cellai che prova il pallonetto, il portiere di Firenze Ovest che controlla il pallone. Quindi ricordiamo che dopo una disamina un po' sofferta abbiamo appurato che Lazzari, Anxari e Tassi sono entrati all'inizio del secondo tempo sul terreno di gioco in sostituzione di Aquinandi, Noviello e Piazza. Cross messo un po' a terra, Burezza, attenzione al colpo di testa di Bartolozzi verso Canè, posizione irregolare, episodio forse da rivedere, anche se la situazione del punteggio per 3-0 non suggerisce grossa tensione, però un contrasto su Burezza in area. Dall'Ai, Tempesti, il tiro ribattuto dal numero 5 Ciofi. E siamo sul calcio d'angolo a favore del Signa, Coppola alla battuta. Fiaschi allontana di pugno, Tassi la rovescia avanti verso Canè. Nieri Burezza, Burezza avanza qualche metro, Canè allargato il pallone sulla sinistra, va a Franzoni, si stacca da centrale per andare a chiudere sulla fascia. Ribatte Giuliani, riprende il pallone Nieri, lo serve per Bartolozzi. Di sinistro al centro dell'area, il contrasto su Tassi che si getta verso il pallone, nessun contatto falloso, troppo profondo. E allora dall'altra parte riparte Pietro Tempesti, in slalom Pietro Tempesti, apparecchia per Cellai e Cellai però gli va di traverso perché il piedone di Fiaschi gli nega la soddisfazione del gol. Grande assist di Pietro Tempesti per Cellai, solo davanti al portiere. Pallone in calcio d'angolo. La doppietta di Tempesti, il gol di Dall'Ai sul 3-0 del Signa. E il colpo di testa di Cellai che timbra il cartellino sul cross di Coppola, brucia sul tempo anche il portiere Fiaschi che ha gridato mia, millantando di essere in grado di arrivare sul pallone. Naturalmente situazione di campo, è stato più lesto, più veloce, è saltato più in alto Cellai. E quindi a questo punto diciamo che il Signa aggiunge un ghiaccino al freezer nel quale sta riponendo la partita. 10 minuti del secondo tempo, punteggio 4-0. E adesso
Io chiederei, Matteo, te lo anticipo così magari hai tempo un po' di pensarci. Signa Terranovese Scandicci, come vedi questi playoff che con ogni probabilità vedranno lo Scandicci affrontare in semifinale la squadra che uscirà perdente, pensiamo, da quel Signa Terranovese all'ultima giornata, che già qui i tifosi del Signa attendono. Attenzione a Cellai per Lorenzo Tempesti, cerca un dribbling, rimane piantato sul ginocchio Lorenzo Tempesti, speriamo non si tratti di nulla di grave, è rimasto su di lui il Marghi, mettila fuori, si è portato le mani al volto Lorenzo Tempesti, su questo controllo gli è un po' pattinato forse la gamba sinistra, rimasto sotto il ginocchio, è già... Non è ancora intervenuto il massaggiatore. Eccolo che sta arrivando. Lorenzo Tempesti, che al Signa dal luglio del 2021 aveva militato in precedenza nel Montecatini, è un classe 94 di scuola Empoli, con presenza in nazionale giovanile, esperienza anche in Lega Pro, proprio con quel tutto cuoio che sta guadagnandosi, vincendo a Montespertoli, almeno alla fine del primo tempo, una promozione quasi ormai matematica. Esce, si rialza ed esce dal terreno di gioco per i soccorsi, ma sembra un problema di lieve entità, ce ne rallegriamo per lui, mentre diamo un'occhiata anche, grazie alla app di Almanacco Calcio Toscano, a quanto sta succedendo sugli altri campi, importantissimo alla Rufina, il vantaggio della Fortis Juventus, opera di Gurioli, quindi Fortis che scapperebbe a questo punto se risultasse vincente sul campo della Rufina. Naturalmente c'è tutto il secondo tempo da giocare, Baldaccio e l'Astrigiana sono sull'1-1, 2-0 del Foiano sul campo del Mazzola Valdarbia, 1-0 della Coligiana sulla Sina Lunghese, questi oltre all'1-0 dello Scandicci con l'Asta Taverne, questi risultati che arrivano dagli altri campi. Matteo, hai pensato un po' a questi playoff, come li vedi? Beh, mi dai in mano un compito abbastanza difficile, comunque mi servirebbe la sfera di cristallo, però diciamo, analizzando un po' anche le squadre, parliamo sicuramente di due squadre, quella di Terranuova e Scandicci, comunque abituate a palcoscenici importanti, la Serie D comunque è parte integrante della loro storia, fatto sta che comunque il Signa che vediamo quest'anno è una squadra che può ambire a traguardi importanti, può togliersi tante soddisfazioni, i ragazzi in campo comunque è un gruppo consolidato e comunque negli anni si è imparato a conoscere, quest'anno ne vediamo probabilmente i migliori frutti, quindi naturalmente i playoff sono speciali perché parliamo di partite secche, di partite a sé, 90 minuti dove non esiste storia, non esistono pronostici, quindi vedo sicuramente, diciamo, a livello di vitalità in campo un Signa superiore rispetto a tutte le altre in questo momento. Ed è sicuramente saranno sicuramente dei playoff tutti da vivere. Crisanto difende il pallone dall'attacco di Canè e lo fa suo. Pomeriggio di quasi assoluta tranquillità per Crisanto, sollecitato dai compagni con qualche retropassaggio, da qualche conclusione fuori bersaglio da vigilare, un paio di uscite. Il punteggio dice chiaramente la situazione sul campo, Signa 4, Firenze Ovest 0, Dallai Tempesti per Pietro Tempesti, il rilancio di Fiaschi, bravissimo in tante occasioni, al di là del momento in cui la sua uscita sul calcio d'angolo è stata anticipata dal colpo di testa di Cellai, 4-0 per il Signa, ma tante altre occasioni per il portiere del Firenze Ovest in cui è stato decisivo anche nell'azione immediatamente precedente, ribattendo proprio su Cellai la conclusione.
scambio di vedute fra Scardigli e mister Gardellin, c'è stato fallo su Coppola, Scardigli si è un po' risentito, anche Coppola a dire il vero, e merita il cartellino giallo che, se non sbaglio, Matteo, è il primo della partita, tu mi confermi, quindi ammonito Coppola per proteste o per comportamento non regolamentare, come si dice, qualora l'arbitro abbia dato fastidio che ha allontanato il pallone. Si riprende con il calcio di punizione a favore del Firenze Ovest, a favore del Signa, scusate, con sotto gli occhi di Stefano Scardigli, l'allenatore classe 1988. In possesso del patentino di UEFA B e già in società nel settore giovanile quando ha preso in mano la panchina della prima squadra, ex del Fucecchio. Coppola, allontanato il pallone, Tassi lo spinge, Giuliani sotto gli occhi dell'arbitro. Evidente la spinta alle spalle. Il numero 17 del Firenze Ovest, Leonardo Tassi, è un 2005 ex Prato, Pistoiese, Limite e Capraia, che lo scorso campionato con 22 presenze e 2 gol era entrato in un paio di circostanze in maniera decisiva, cambiando il verso di qualche partita. Burezza va sul fondo a difendere questo pallone, Bartolozzi, mentre intanto arriva la notizia del gol di Masini del Siena, quindi Siena in vantaggio per 1-0 contro, adesso vediamo, ci è sfuggito sotto controllo il tabellone delle partite di oggi. Rivio di Crisanto. Pallone di Dallai per Tempesti, sinistro di Tempesti, centrale, parato da Fiaschi. Il Siena è andato in vantaggio e riapparso la schermata con gli incontri della giornata sul campo della Castiglionese. Nel frattempo al 18esimo, sinistro di Tempesti, centrale, parato in due tempi da Fiaschi. Vediamo che si stanno scaldando alcuni giocatori del Signa, per adesso Azzurra Nuziati ha già pronta la segnalazione del numero 10, probabilmente, vediamo che dovrebbe uscire Coppola, il pallone che spiove in area di rigore, Pampalone lo contende a Burezza, lo protegge sul rimbalzo sul numero 9 del Firenze Ovest, vediamo se sarà questa la pausa nella quale avverrà il cambio, non ancora. Coppola per Tempesti. Ed eccolo, ecco la sostituzione, esce proprio il numero 10, Coppola. Ed entra il numero 16, questa volta la segnalazione è chiara, inequivocabile, Diegoli. Quindi Diegoli per Coppola al 20° minuto di gioco. Coppola che, come vi dicevo, lunga milizia
per lui e proprio in occasione della partita prima della sosta di Pasqua, il 18 di marzo, è stato festeggiato per le sue 300 prestazioni in maglia, 600 partite con la maglia del Signa. Nella fase precedente la partita con la Fortis Juventus, con la quale ha raggiunto questo prestigioso traguardo, un risultato storico per il club fiorentino e per il centrocampista classe 1986, che è ancora sul pezzo, pronto ad aggiornare e a scalare nuovi obiettivi. No, no, dice Crisanto a Nencini per la rimessa laterale. Ancora la rimessa con le mani di Nencini verso Cellai. Giuliani riconquista palla a Nieri. Burezza. Bartolozzi. Anxari. Il cambio di gioco su Marghi. Il pallone morbido al centro. Svetta Pampalone e lo allontana. Pietro Tempesti, riparte Giuliani, Lorenzo Tempesti, si ferma per l'evidente trattenuta di Ciofi, arbitro non può esimersi da fermare il gioco e assegnare il calcio di punizione. Adesso con l'uscita di Coppola. Sono saliti in area Tempestini e Franzoni. Ed è il numero 16 Diegoli che è incaricato di mettere al centro il pallone. Lo spiovente allontanato di testa da Lazzari. Gara che naturalmente non ha più alcun interesse dal punto di vista dell'esito finale, e allora anche Scardigli dà un po' di minutaggio ad altri suoi effettivi. Esce Pietro Tempesti dal terreno di gioco, entra sul campo Innocenti. I minuti sono 68. Raddoppio della Collegiana sulla singla lunghese con gol di Manganelli, gol del Mazzola Valdarbia che accorcia con la nuova Foiano, segna Pierangeli e il punteggio adesso vede il Foiano avanti 2-1. Questo è quello che accade nel girone B del campionato di eccellenza. Il lancio di Bartolozzi troppo in profondità. Mentre sempre 1-0 del Terranova sul campo della Rondinella, dello Scandicci con l'asta. Non sono arrivati altri aggiornamenti da questi campi. Grande circolazione di palla, a comando a ogni giocatore l'indicazione del compagno su cui appoggiarsi. Nencini, Nencini per Tempesti, Tempesti che guadagna il calcio d'angolo. Segna che Matteo si diverte, in una parola, e continua a giocare. Sì, comunque sia voce del campionato fatto, e comunque della partita si sta svolgendo. Diciamo, il Signa sta dominando, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco. Sia fisicamente, ok, abbiamo avuto modo di vederlo nel primo tempo, ma sta dimostrando sicuramente tanta libertà di pensiero, tanta libertà, tanta calma in campo, tanta voglia comunque di voler sfruttare i minuti in corso per giocare, per divertirsi e per cercare di fare, tra virgolette, il più male possibile. Infatti non vediamo alcun atto di pietà nei confronti del Firenze Ovest. Comunque la squadra sta tentando in tutti i modi di arrivare a rete. Comunque, come abbiamo già preannunciato, ci sono dei play-off da dover disputare, quindi non possiamo, nessuno può abbassare la guardia in qualunque momento di qualsiasi partita.
Eh sì, certo, mantenere alta la tensione anche al risultato acquisito è un segno di presenza mentale, di essere sempre sul pezzo, di allenarsi a non accusare quelle pause, quei momenti di distrazione che a volte possono costare cari e lo dimostrano anche in un campionato comunque dignitoso, comunque eccezionale, straordinario, quello del Siglia, anche le 5 partite perse in casa che non hanno pregiudicato un esito comunque da playoff, ma che significano qualche pausa, qualche momento di appannamento che il Siglia assolutamente non può concedersi in questa fase decisiva, mentre nel frattempo Marsiglia sostituisce Nieri al 26esimo. Nieri, grande gara di grande generosità, tutta fascia, è stato lui a indirizzare il primo tiro a rete della Firenze Ovest, è stato lui a sacrificarsi anche in copertura, è stato lui a commettere in avvio di ripresa anche il fallo, costato il calcio di rigore che ha portato il punteggio sul 3-0, poi il quarto gol di Cellai. Ovest che prova con orgoglio a presidiare l'area avversaria, Bartolozzi, il sinistro di Ciofi e Crisanto si guadagna la pagnotta con una risposta egregia. Il tiro di Ciofi ed è sicuramente un episodio da consegnare agli highlight del gioco è fatto, la trasmissione di TV Prato, il gioco è fatto biancazzurro alle 21 ogni lunedì, a seguire il... Attenzione a questo momento in area di rigore, vi dicevo, a seguire il gioco è fatto con le immagini della Serie D, del campionato di eccellenza, gli highlight anche dalla promozione. Dall'Ai allarga su Lorenzo Tempesti carica il sinistro, respinge proprio un compagno, deve aver risposto, ha respinto proprio Dall'Ai. Va in pressing Innocenti. E Crisanto la allontana con un gesto tecnico da difensore centrale. Vi dicevo, il gioco è fatto, Massimiliano Masi, Diletta Bitorzoli, Andrea Labate, tanti ospiti in studio da tutte le squadre, sempre un motivo di orgoglio e di soddisfazione, di questo ringraziamo tutti i protagonisti che scelgono anche a costo di sacrifici lunedì sera di venirci a trovare, di essere ospiti in studio, di dialogare con noi sul campionato e sul calcio che più ci piace. Rinvio di Fiaschi verso Burezza. Burezza mette al centro, la spizza con eleganza, Tempestini senza scomporsi più di tanto. Nencini. Tempestini. Diegoli, cambio di gioco verso Pampalone. Pampalone che avanza, proiezione offensiva, chiama palla Cellai, la riceve, punta l'avversario, poggia, ci siamo, gli dicono i compagni, sono due, eccoli. Nencini, Cellai, Dall'Ai. Tesse le geometrie col goniometro, col righello. Mantiene il possesso, prova a accelerare con questo pallone su Nencini che si accentra, elegante, Nencini di destro, bella, come bello come spunto, conclusione centrale. Dopo questo lungo fraseggio, a scoccare quali della mezz'ora, al 29esimo minuto, Nencini, punteggio sempre fissato, 4 per il Siglia, 0 per il Firenze Ovest, Lorenzo Tempesti, Dall'Ai, ancora Lorenzo Tempesti che ribadiva in rete un rigore respinto dal portiere e poi Cellai, Marghi verso Zefi,
Burezza verso Cane, riprende il pallone Marsiglia. Lorenzo Tempesti lo difende. Pampalone esce, palla al piede. Da questo tentativo del Firenze Ovest di portarsi in avanti, capovolge l'azione, dà in profondità per Cellai. Cellai, Marghi gli devia il pallone. In calcio d'angolo e c'è un nuovo cambio. Dovrebbe essere il numero 11, quello che scorgiamo in rosso, quindi il giocatore destinato ad uscire. Ed entra il numero 14, Tesi. I minuti sono 31 nel secondo tempo. Crisanto si guadagna una bottiglietta per dissetarsi e Tesi entra sul terreno di gioco. Eccolo che arriva a ridosso dell'area su questo calcio di punizione che spiove lungo. Pampalone di testa, la rimette al centro, cerca la girata, irrompe dall'ai, ribattuto ancora il Signa con il numero 17 Innocenti e Ciofi alza la palla a campanile. Signa che attacca sulle calci d'angolo come se la partita fosse 0-0. Colpo di testa, attenzione, la palla in rete sulla carambola e segna Diegoli. Segna Diegoli al 32esimo. Su angolo da destra. La sponda, se non ho visto male, di Tempesti. Un contrasto e poi Diegoli irrompe nell'area piccola e mette dentro il 5-0. È interessante anche il numero di gol che il Signa sta segnando, perché sta mettendo a segno, perché il Signa ha una differenza reti, aveva prima di questa partita una differenza reti di più 16, più 16 che adesso sta portando a più 21. Il Terranova Traiana, che è a più 23, adesso, se conclude la partita con la rondinella vincendo per 1-0, va a più 24, quindi si fa più incerta tra più 24 e più 21 la differenza reti, che in caso poi di arrivo delle due squadre, Signa e Terranovese, chiamate al confronto diretto all'ultima giornata, designerebbe come seconda squadra classificata allo stato attuale della differenza reti in caso di arrivo a pari punti il Terranova e manderebbe il Signa allo spareggio di semifinale con lo Scandicci. Tutte chiacchiere da ragioniere. Sarà il campo poi a dirci, anche nell'ultima appassionante giornata con Signa Terranovese, la composizione della griglia finale. Mentre diamo un'occhiata anche, do un'occhiata se arrivassero altri aggiornamenti di risultati. Altro gol del Foiano, 3-1 di Adami e 3-0 della Colligiana con gol di Marabese. Attenzione, ha pareggiato la Rufina con Sequi, quindi pareggio Rufina Fortis Juventus. L'asta che perde con lo Scandicci, la Fortis che uscirebbe dalla zona calda, ci rientrerebbe l'asta Taverne, ma naturalmente i conti si fanno alla fine. Trentacinquesimo, Signa 5, Firenze Ovest 0. Nencini dall'ai. E Fiaschi alza sul tiro di Tesi. Tante occasioni a favore del Signa. Sarà un po' difficile anche negli highlight del gioco è fatto, in una sintesi di un paio di minuti, farceli entrare tutti, 5 gol compresi.
Dunque già il risultato da un'ampia misura della fisionomia della partita. Pampalone di testa, la tocca il portiere, sì, sul colpo di testa di Pampalone, di nuovo calcio d'angolo. Anche il migliore in campo ha sicuramente la maglia bianca, a parte che potrebbe essere anche il portiere Fiaschi, se gli perdoniamo l'uscita incerta. Certo, poi un portiere che prende 5 gol non può essere per definizione il migliore in campo. Certo che ne ha sventati perlomeno altrettanti. Cambio. L'uscita di Franzoni. No, di Tempesti, era capovolto, non era un 6 ma un 9. E l'ingresso sul terreno di gioco di Ceccarelli. Cantano i boys, 37 i minuti di gioco nel secondo tempo. Esce Lorenzo Tempesti, qualche apprensione per lui poco fa per un dolore al ginocchio, su un controllo era rimasto un po' sotto il piede. Diegoli chiama in causa Crisanto, rimane largo, dice Diegoli a Tempestini. Pampalone dall'Ai, arriva sempre prima il Signa, pallone in profondità molto interessante per Ceccarelli, riconquista il Firenze Ovest sulla propria linea difensiva. Nencini toglie palla a Tassi, va sul fondo e Zefi gli mette la palla in fallo laterale, in calcio d'angolo. Tantissimi corner battuti dal Signa, che continua sui corner a portare avanti i centrali e continua a ricercare, a provare le soluzioni. È un po' diventato come una sorta di allenamento della domenica. Pallone che spiove, Giuliani che trattiene Tassi e Giuliani ammonito, un pochino ingenua questa ammonizione per il numero 7 del Signa. Per la trattenuta ai danni dell'avversario, 39 quasi minuti di gioco. La 32esima, c'è un dolore al ginocchio per Ceccarelli che è appena entrato e si si lamenta in maniera disperata il numero 19 del Signa per il dolore che ha avvertito al ginocchio, che forse gli riporta alla mente incidente già sofferto. Speriamo che possa rialzarsi senza ulteriori guai, anche se mi sembra piuttosto importante. Infortunio subito dal classe 2006 numero 19 del Signa.
confortato dai compagni. Quando probabilmente, non so la storia calcistica di Ceccarelli, che probabilmente viene anche da un infortunio precedente, quindi se sente un tipo di dolore che gli richiama alla mente qualcosa che ha sofferto, andiamo per intuizione, si spaventa immediatamente. Scongiurato per il momento l'intervento della Barella dall'ambulanza alla quale era stato aperto il varco per l'ingresso sul terreno di gioco. Entra sul terreno di gioco Colzi al posto di Ceccarelli. A 4 minuti dalla fine, gioco che è rimasto fermo, dovrebbe esserci recupero, vedremo come l'arbitro lo gestirà, essendo chiaro ormai il risultato. Ceccarelli che comunque esce dolorante ma sulle proprie gambe. Fiaschi. Alla fine non la prova, il lancio lungo, scambia con Bartolozzi che gli restituisce il pallone. Eccolo, prova adesso. I boys cantano Serie D. Dall'Ai. Pampalone. Pallone verso Crisanto. Accorcia le distanze la Sinalunghese, raddoppio dello Scandicci, 2-0 Scandicci Asta, 3-1 Colligiana Sinalunghese. A questo punto anche il Signa si affida al fraseggio che ha come obiettivo quello di far trascorrere i rimanenti minuti, ne mancano due più il recupero. Il risultato di 5-0, la doppietta di Tempesti, il gol di Dall'Ai, quello di Cellai e poi Diegoli. Firenze Ovest che dopo qualche occasione nel primo tempo, un paio di conclusioni da distanza fuori misura, poi è stato tramortito dall'1-2 che in avvio di ripresa ha portato il punteggio sul 4-0 e ne ha mortificato anche le ambizioni di recupero. Poi, come vi dicevo, è anche una partita e un impegno quello della formazione di Sandro Gardellin, che va visto nell'ottica della posizione di classifica. Ormai certo il Firenze Ovest di disputare i play-out, deve mirare a farli nella miglior posizione possibile, anche se attualmente il pareggio della Rufina con la Fortis Juventus relega al penultimo posto il Firenze Ovest. Il tiro di Innocenti termina alto. Firenze Ovest che comunque potrà giocarsi un piazzamento migliore anche nell'ultima giornata, prima la partita interna con la Baldaccio Bruni, poi la trasferta sul campo dell'Audax Rufina. Pampalone, Tempestini, respira il Signa, cantano e sognano i boys, gara che si avvia alla sua conclusione con un punteggio che rispecchia quanto visto in campo. Oh!
Gioco che riprenderà con la rimessa laterale. Matteo, ti chiedo di pensare nel Signa, naturalmente al migliore in campo, se vedi meglio la fase realizzativa e quella di protezione del pallone del solito Lorenzo Tempesti, la fantasia, l'estro di Coppola, oppure la generosità, io propenderei per lui, di Dallai, che è veramente un giocatore ovunque, davanti alla difesa, al centrocampo, è sempre pesantissima la sua presenza. Seguiamo questo angolo e poi ti chiedo il tuo punto di vista, il colpo di testa di Tempestini. La palla verso Giuliani che la rovescia per l'avanzata di Tesi. Tesi sale il numero 13 Colzi che viene contrastato da Zefi. Non ho visto il minuto di recupero. Migliore in campo, Matteo. Beh, allora oggi sicuramente è più facile, diciamo, tra virgolette, anzi è più difficile trovare il peggiore in campo quest'oggi, perché comunque la prestazione di squadra è stata notevole, risalta naturalmente diverse individualità, comunque vedere il tabellino del marcatore è sicuramente molto più semplice. A me personalmente ha impressionato molto il primo tempo di Pietro Tempesti per atteggiamento, per l'azione del primo gol è stata decisiva, simbolo forse di un approccio alla gara che soprattutto fisicamente ha dominato il lungo e largo nel primo tempo, poi naturalmente per una questione di fattori esterni, ovvero il mister che lo ha tolto nel secondo tempo, comunque non abbiamo più avuto modo di vederlo nel secondo tempo. Magari è stata più una prestazione, secondo me, quella di Nencini sulla sinistra, è stata un po' più straripante sul lato, comunque vedendo la conferenza ovvio è più scoperto dato il risultato, cercava comunque di gettarsi in avanti alla ricerca almeno del gol della bandiera, quindi Nencini ha avuto possibilità di fare molto più scorribande. Intanto finisce la partita. Bene, noi con queste considerazioni a margine vi ringraziamo, amiche ed amici di TV Prato, di essere rimasti con noi. Vi diamo appuntamento alle prossime occasioni, sempre al seguito del calcio dilettanti, e vi ricordiamo, grazie agli interventi in voce di Matteo Tornai, alle riprese video di Francesco Santillo e alla telecronaca di Edoardo Novelli, che vi ringrazia ancora per l'ascolto. Vi ricordiamo il tabellino, il Signa ha vinto per 5-0, hanno segnato Lorenzo Tempesti, il raddoppio di Dallai, ancora Lorenzo Tempesti, poi Cellai e infine Diegoli nel secondo tempo. Primo tempo finito 2-0, 5-0 il risultato finale. Signa che vola a gonfie vele verso un piazzamento playoff certo, da valutare solo la posizione finale. Firenze Ovest che si prepara a giocarsi tutto nell'ultima giornata e poi nel prolungamento ai playout. È tutto, alla prossima.